Una guerra scoppiata per una partita di calcio. È possibile? Sì, e lo vedremo oggi. Io sono Massimiliano e questa è Mirabilia. Che i tifosi del calcio possano porre grossi problemi di ordine pubblico lo sappiamo fin troppo bene. Persino in quest'anno in cui gli stadi sono rimasti chiusi, ci sono stati vari episodi di violenza. Ma c'è stato un tempo in cui una partita di pallone è degenerata oltre ogni limite, fino a divenire la scintilla che ha fatto scoppiare una vera e propria guerra convenzionale. È il 27 giugno 1969 e allo stadio Azteca di Città del Messico si sta disputando una partita di spareggio valida per le qualificazioni ai mondiali di Messico 1970. Sul campo ci sono le nazionali di due staterelli centroamericani, El Salvador e Honduras. La partita è ritenuta, a ragione, molto pericolosa. Fra i due stati, infatti, non scorre buon sangue. Sul campo di gioco, ai supplementari, dopo una partita molto combattuta, trionfa El Salvador. Ma siamo solo all'inizio della nostra storia. Nonostante il dispiegamento di ben 5.000 agenti, le forze dell'ordine messicane non riescono ad evitare il contatto fra le due tifoserie. Ne segue una guerriglia urbana durata ore, che devasta il quartiere nei pressi dello stadio. Purtroppo non è nulla di troppo strano, ci siamo abituati. Ma la cosa veramente assurda è che la politica appoggerà i tifosi. Le tensioni e le violenze aumenteranno per tutto il mese successivo, finché il 14 luglio non scoppierà una vera e propria guerra. Ma come si è giunti a questo punto? Facciamo un veloce riassunto della storia precedente. Avete presente, no? Nativi, Cortés, Conquistadores, la Spagna ed infine l'indipendenza nel 1821. Il Centro America si organizzò allora in una federazione, la Repubblica Federale Centroamericana. Peccato solo che i dissidi interni portarono ad una guerra civile e all'indipendenza di diversi paesi. Paesi che conservano però, ancora oggi, bandiere simili a quella originale centroamericana. Ecco quindi i due attori principali di oggi, il piccolo ma da sempre più ricco e sovrappopolato El Salvador e l'esteso ma da sempre più arretrato e meno popolato Honduras. Lo smembramento della Repubblica Federale, lo immaginerete bene anche da soli, lasciò aperti un sacco di problemi. In particolare El Salvador lamentava l'esiguità del suo territorio e non accettava il controllo congiunto con Honduras del Golfo di Fonseca, uno specchio d'acqua nel sud del paese, che era fondamentale per le rotte commerciali, essendo infatti posto al riparo dagli uragani. A peggiorare la situazione arrivò il grande attore delle politiche del continente, e spesso anche la causa di molti dei suoi problemi, il governo statunitense. Fin dall'indipendenza, infatti, il Centro America era stato fondamentale per l'economia statunitense, e in particolare per la produzione di frutta. L'economia del Centro America dipendeva però dalle piantagioni, i grandi latifondi impiantati dagli spagnoli e passati poi agli investitori statunitensi. L'intera regione rimase così sottosviluppata. È esattamente ciò che successe al sud della nostra penisola, guarda caso anch'esso sotto controllo spagnolo. Questa però, anche se solo in parte, è un'altra storia e ne parleremo di sicuro in futuro. Quello che ci interessa è che nel 1960 gli Stati Uniti, un po' per migliorare la propria immagine, un po' in funzione antisovietica, finanziarono un grande piano di investimenti nella regione. Per capirci, di lì a poco lo scontro con i comunisti del Sud America raggiungerà il suo apice con la crisi dei missili di Cuba. Insieme ai soldi arrivò anche il mercato comune centroamericano, una delle tante organizzazioni che tentarono a più riprese di ricalcare la comunità europea. Se per qualche motivo non sapete di cosa sto parlando, vi metto il video in cui ho parlato di come è nata, come si è evoluta e che cos'è oggi l'Unione Europea qui sopra e qui sotto. Peccato solo che le cose furono fatte Se mi permetti, a cazzo di cane. senza un vero piano di investimenti predefiniti, i fondi finirono per essere distribuiti in maniera poco equa. Il risultato, oltre a una maggiore dipendenza economica dagli Stati Uniti, fu un'effettiva crescita economica, una crescita economica diseguale. El Salvador si arricchì e vide un'enorme crescita della popolazione, mentre l'Honduras non ne beneficiò più di tanto. El Salvador divenne così, a metà degli anni 60, il paese più popoloso, dopo il Messico, di tutto il Centro America, ma anche uno dei più piccoli. Questo, ovviamente, originò una disoccupazione dilagante. L'economia era infatti totalmente dipendente dall'agricoltura, ma tutta la terra era in mano ai latifondisti.
Temendo la rivolta contadina, il governo salvadoregno guardò oltre confine. L'Honduras, anch'esso in mano ai latifondisti, aveva però grandi distese incolte. Nel 1967 i due governi firmarono così un accordo, con cui si permetteva lo spostamento di una grande massa di contadini oltre confine, tra i 100 e i 300.000 secondo le fonti. Tutto bene, quindi. Del resto l'accordo non sembrava troppo male. El Salvador vedeva alleviare il suo problema di disoccupazione, mentre l'Honduras vedeva un miglioramento della sua economia. O forse no? Ovviamente no. Questa ondata di migranti non fu accolta molto bene, anzi, il governo honduregno sembrava essersi dimenticato che anche i suoi contadini non sopportavano il latifondo. Così, fra proteste e il rischio di rivolte armate, fu obbligato a concedere una riforma agricola, una ridistribuzione delle terre ai contadini. Ma il governo, appoggiato dai latifondisti e dagli statunitensi, non poteva di certo ridistribuire le terre del latifondo. Perciò se la prese con i nuovi venuti, i salvadoregni, che già non stavano simpatici a nessuno. Insomma, avete capito, rimangiandosi l'accordo del 1969, il governo honduregno decretava l'espulsione dei salvadoregni e la confisca di tutti i loro beni, terre comprese. Ed è in questa situazione esplosiva che si arriva alle qualificazioni per il Mondiale di Messico 1970, con il calcio che, come succede spesso nella storia dell'America Latina, si intreccia strettamente alla storia politica. L'8 giugno 1969 a Tegucigalpa, capitale dell'Honduras, si tenne la prima partita fra le due nazionali. I calciatori salvadoregni furono tenuti svegli tutta la notte precedente, a suon di clacson, pentole e lancio di sassi contro le finestre dell'hotel in cui alloggiavano. Il loro pullman fu vandalizzato, le ruote tagliate e ovviamente la partita fu vinta dall'Honduras all'89esimo. In El Salvador, intanto, una ragazza di 18 anni, sconvolta dalla sconfitta della propria nazionale, Amelia Bolanos, figlia di un generale dell'esercito, si sparò un colpo di pistola al cuore. Fu elevata subito al rango di eroina nazionale e le furono tributati i funerali di Stato. I tifosi salvadoregni giurarono vendetta. Il 15 giugno fu la nazionale dell'Honduras a giungere a El Salvador. La situazione ovviamente si ripeté. Le finestre dell'hotel Intercontinental, in cui alloggiava la squadra ospite, furono distrutte a sassate. Nessuno chiuse occhio quella notte. I tifosi lanciavano di tutto contro i giocatori, stracci puzzolenti, topi morti, uova marce e bombe artigianali. L'accompagnatore della squadra honduregna, un ragazzo salvadoregno, fu letteralmente lapidato dalla folla, ucciso a sassate mentre lasciava l'albergo. Per portare i giocatori allo stadio fu necessario l'intervento dell'esercito. I calciatori furono caricati nei carri armati per portarli fino al campo di gioco. I pochi tifosi honduregni, abbastanza coraggiosi, o meglio dovremmo dire folli, da assistere alla partita, furono aggrediti dalla folla. Alla fine tra loro ci saranno due morti e decine di feriti. Il risultato fu altrettanto ovvio, con la vittoria di El Salvador. Si giunse così a quel 27 giugno 1969 e alla partita a Città del Messico, territorio neutrale, che vide la vittoria dei salvadoregni. Il governo dell'Honduras non la prese affatto bene. Arrivò persino a chiudere ogni relazione diplomatica con il vicino, cacciandone l'ambasciatore, e soprattutto inasprì le misure contro gli immigrati salvadoregni, chiudendo un occhio o anche entrambi di fronte alle violenze a cui erano sottoposti i cittadini di El Salvador. Il 14 luglio, infine, fu però El Salvador a rompere gli indugi. Alle 18 iniziò la Guerra de Legítima Defensa, giusto? Come è ancora oggi nota in El Salvador. Attaccò l'Honduras con la propria forza aerea, arrivando persino a bombardare la capitale Tegucigalpa. La scusa ufficiale? Proteggere i propri cittadini in Honduras. La guerra in sé, nota anche come guerra delle 100 ore, non è poi così interessante, si basti sapere che l'Honduras nei successivi 2 giorni ribaltò la situazione. Questo grazie alla superiorità della propria forza aerea e nonostante l'inferiorità numerica della propria forza terrestre. Il terzo giorno l'Honduras arrivò persino a bombardare con il napalm alcuni villaggi nemici. Il 19 luglio l'Organizzazione degli Stati Americani impose un cessate il fuoco e il ritorno allo status quo, che si trasformò in un trattato di pace solo nel 1980. Quello che colpisce di più però è che in soli 5 giorni si ebbero circa 5.700 morti, all'incirca un centinaio di soldati salvadoregni contro 2.000 soldati honduregni, 600 civili di El Salvador e 3.000 civili dell'Honduras. Ed infine gli sfollati, circa 50.000. Questo fa in modo che questa guerra assurda, e dal nome stupido, sia anche uno dei conflitti più sanguinosi del secondo dopoguerra.
I cittadini salvadoregni sarebbero dovuti essere reintegrati nelle loro proprietà in Honduras, ma ben pochi osarono tornare, almeno prima dell'accordo di pace definitivo. La disputa sul Golfo di Fonseca, infine, fu risolta solo nel 1992 con un arbitrato da parte della Corte Internazionale di Giustizia. Un'ulteriore curiosità? Un anno dopo la firma del trattato di pace definitivo, nel 1981, entrambe le squadre nazionali si classificarono per il Mondiale di Spagna 1982. Alla fine dei video di questa serie mi trovo sempre a chiedermi: ma a noi cosa resta? E in questo caso, oltre alla solita impressione di quanto possano essere futili e assurdi i motivi che portano alla guerra, c'è un altro pensiero che vorrei lasciarvi, un piccolo ammonimento. Facciamo sempre attenzione alle distrazioni create ad arte, non lasciamoci fregare così facilmente da chi detiene il potere. E l'unico modo per non farsi fregare è proprio essere curiosi, chiedersi il perché delle cose che ci circondano. E con questo canale spero, nel mio piccolo, di star invitandovi a fare proprio questo. Insomma, non lasciamo che il vecchio adagio panem et circenses funzioni sempre così facilmente anche in democrazia. L'avete ben visto in questo caso. Governi dittatoriali, controllati in una piccola cerchia di potenti, hanno usato vari mezzi per controllare il popolo e distrarlo dai veri problemi del paese. E questi mezzi possono essere il calcio come la guerra. Non c'è poi molta differenza. A riguardo voglio riportare proprio una citazione di Kapuscinski, un famoso quanto controverso giornalista polacco, che era presente in quei giorni e a cui dobbiamo il nome di guerra del calcio per questo conflitto. I due governi sono rimasti soddisfatti dalla guerra, perché per qualche giorno Honduras e Salvador hanno riempito le prime pagine dei giornali di tutto il mondo e suscitato l'interesse dell'opinione pubblica internazionale. I piccoli stati del terzo, del quarto e di tutti gli altri mondi possono sperare di suscitare qualche interesse solo quando decidono di spargere sangue. Strano ma vero. Voi conoscevate la guerra del calcio? Volete sentire parlare di altre guerre assurde? Fatemelo sapere nei commenti. Mettete un mi piace, condividete il video e iscrivetevi. E come sempre, noi ci rivediamo sabato prossimo alle 11 per una nuova storia. E ricordate che questa è Mirabilia e la curiosità salverà il mondo. Peccato solo, però, che le cose furono fatte un po' a cazzo di cane, in maniera tutt'altro che ottimale. Si tenne la prima partita, sì, la famosa partita.